Questa è una Gibson Les Paul che costa un quarto di una Gibson Les Paul. È la PRS 245 SE, chiaramente ispirata alla grande Gibson, ma che costa molto meno, pur avendo materiali di qualità, perché ha il corpo in mogano, il manico in mogano, la tastiera in palissandro e i pickup PRS 245 S. È una chitarra favolosa, è la più longeva della mia collezione. Non l'ho mai venduta e non vorrò venderla perché è veramente una chitarra che ha valore. Invece di una video recensione, come mi è stato chiesto, faccio una recensione paragonandola alla Custom 24 SE, anch'essa un'ottima chitarra che ho avuto e che rimpiango sinceramente. Se potessi la riprenderei, però vabbè, mai piangere sul latte versato. Questa chitarra comunque dà moltissime soddisfazioni, ha un tono assolutamente ottimo. Ecco, nella comparativa troverete i suoni distorti in un intro che ho già anche pubblicato, ma che vale sempre la pena seguire. Do le mie spiegazioni e paragonandole anche con i toni clean e crunch. Ecco, spero sia esauriente. La chitarra comunque vale la spesa. Ora costa sui 750 euro, non è più così economica. Fino a qualche mese fa costava sui 600 euro. Ecco, per cui vale la pena comunque l'acquisto, è una chitarra validissima e troverete moltissime altre video recensioni che lo dimostrano. Ecco, andiamo a vedere ora la comparativa e vi chiedo prima di iscrivervi al mio canale se già non lo siete, perché così facendo mi date una grossa mano. A voi non costa nulla, basta un click e per me invece cambia veramente molto. Grazie e partiamo. Ciao chitarristi, ecco qua le due PRS, la Custom 24 e la 245 Standard della serie SE. Due chitarre eccezionali, le avete sentite adesso nell'introduzione con la base musicale. Dopo parlerò magari delle varie differenze fra le due chitarre, sia reali che fittizie, e intanto io comunque andrei direttamente a sentire un po' di suoni puliti con una leggerissima base. Ho tenuto lo stesso settaggio dell'ampli con entrambe, cioè un pulito con un leggerissimo delay e riverbero e appena appena uno 0,5 di overdrive per dare un po' di grinta, insomma, a questo pulito che altrimenti sarebbe abbastanza piatto.
Ok, prima di cominciare vi prego se volete di iscrivervi al mio canale che a voi non costa niente e a me invece dà parecchio aiuto. Ok, andiamo subito a sentirle. Quali sono queste differenze fra le due chitarre? Ecco, penso lo sappiate tutti, ma per chi non lo sa, la differenza maggiore fra la serie custom e la serie standard è quella di avere un top in acero. Ecco, spero che lo vediate, questa fascia bianca. Si tratta di un top e non è un foglio d'acero come capita in varie chitarre, magari un po' più economiche. È proprio un top e questo chiaramente influisce sul suono, sull'estetica anche, senz'altro. Ma ecco, poi non vedo altre grosse differenze rispetto a questa chitarra. Diciamo, questa è della serie standard, però ricalca il modello Gibson, insomma, non ha la stessa forma. Mentre le standard 24 hanno la stessa forma, solo senza il top in acero. Ecco, questa rispetto a questa ha i pickup splittabili, e anche quella, insomma, è una funzione che ha la sua importanza. Altre differenze non ne vedo. Ah, i pickup praticamente sono gli stessi. Questi sono i 245S, questi sono gli 8515S. Sono praticamente uguali, solo che questi appunto si possono splittare, mentre qui non c'è nessuna funzione per splittare i pickup. E questo insomma non è per me un problema. Io la splittabilità la uso poco, devo dire la verità. Ecco, questa è interamente il corpo in mogano e ha la sua bellezza sicuramente, anche questa. Questa chiaramente, vabbè, con l'acero fa un'altra figura, come vedete dietro c'è il mogano, il manico è in mogano e la tastiera è in mogano. Sia per questa ho già fatto un video che potete vedere, e per
per cui non mi dilungo molto su specifiche tecniche o altro. E anche per questa ho fatto un video e andatevelo a vedere, insomma, non è... Sì, lì non ci sono molte specifiche tecniche, però insomma è presto detto. Mogano, Mogano, tastiera in palissandro, meccaniche PRS, pick up 245S, due volumi, due toni, basta, finito, la chitarra è fatta. Per me questa, come qualità prezzo, è una chitarra fantastica. Ci sono altre chitarre sulla fascia dei 500-600 euro che hanno altrettanto valore. Adesso non è qui perché è dal liutaio, però io ho una Sire Larry Carlton L7, che comunque, diciamo, come valore e come qualità ci si avvicina moltissimo. Poi ho questa che non so se si berna, Harley Benton SC Custom Plus con gli MG, che anche questa è una chitarra buona, però devo dire la 245 è un pelo sopra tutte. Questa costa sui 900, quella costa 580, per cui decidete voi, ecco, per 300 euro di differenza se vale la pena avere il top in acero o meno. Questo vale anche per i modelli 24 standard, loro hanno la slittabilità, e tutto uguale, manca solo il top in acero. È una scelta che che è soggettiva. Io personalmente non do tutta questa importanza al top in acero, anche se effettivamente il suono ne viene senz'altro influenzato. Ok, andiamo a sentire adesso altri tipi di suoni e ci vediamo alla prossima, ok? Iscrivetevi e state con me e aiutate il mio canale. Grazie, ciao!